Stefano domanda: se potessi cenare con qualcuno che non hai mai incontrato, donna o uomo, vivo o morto, ma non un atleta, chi sarebbe? Gesù. Andrea chiede: se non fossi diventato uno sportivo, che tipo di lavoro ti sarebbe piaciuto fare? Non sai che non lo so, perché non ho proprio... Una professione che mi affascina moltissimo è la professione del medico. Ecco, forse mi sarebbe piaciuto essere un medico. Luisa chiede se hai mai sfruttato o approfittato del tuo status di VIP per avere dei favori. Sì, come no, certo, però non ho mai chiesto, Ti posso dire, se uno va al ristorante proprio ti danno il posto, se anche era pieno in qualche maniera, così, ma non è che ho chiesto, insomma, non mi sono mai permesso di dire, di chiedere, insomma, un favore, un favoritismo più che un favore, no, assolutamente no. Però è normale, insomma, che certe volte la notorietà ti dà qualche vantaggio, no? Sono cose veniali. Buongiorno caro Adriano, mi chiamo Paolo, sono un estimatore appassionato del tennis e soprattutto dei signori del tennis italiano internazionale. Sei un modello di educazione, di gentilezza e più in generale di cultura del tennis. Sei veramente un signore del tennis in tutti i sensi. Scusa se ti do del tuo e ti pongo la seguente domanda. Il tennis dei tuoi tempi, intendo quello di Connors, Borg, McEnroe, ma anche Lendl e Becker, mi sembrava più divertente di quello recente e attuale, e intendo più divertente nel senso che vi divertivate di più voi a giocarlo e gli altri a vederlo. La domanda è se la mia impressione è condivisa anche da te. Grazie. Allora, intanto ti ringrazio dei complimenti, sei molto gentile. Guarda, il tennis, prima di ora, era un tennis un po' più tecnico, nel senso che c'era più tempo per trovare soluzioni tecniche e tattiche. Perché la palla andava un po' più piano, perché le racchette erano quelle non di oggi, anche se poi l'evoluzione è stata, anche Connors giocava con una racchetta di metallo, insomma era una racchetta che in confronto a quelle di oggi fa abbastanza ridere. Oggi hanno meno tempo per pensare, perché la palla le arriva addosso a 200 e rotti all'ora, non solamente nel servizio ma anche negli scambi c'è una grande violenza, perché lo permettono sia queste racchette sia anche il tipo di gioco. Queste racchette ti consentono di ribattere la palla molto più facilmente, le racchette di legno, avendo un ovale molto piccolo, dovevi colpire la palla sempre molto bene in centro, invece con quelle da adesso ti aiuta molto. Per cui è più un tennis più violento, più distinto, per questo motivo, cioè il fatto che c'è meno tempo per pensare, e il meno tempo di pensare porta a meno espressione del talento. Infatti una volta i giocatori contava al 60% il talento, 20% il fisico e 20% la testa, oggi si è ribaltata la cosa, per cui anche i giocatori di talento che non sono preparati fisicamente, non sono forti mentalmente, non possono più vincere. Una volta solamente col talento si riusciva anche a vincere. Gaetano chiede: se potessi rubare qualcosa a Federer, cosa sarebbe? Il conto in banca.